Buonasera a tutti, sono Luigi e bentornati alle missioni parallele di Dragon Ball Xenoverse 2, penultima missione delle due stelle, ovvero caccia alle sfere del drago. Abbastanza semplice anche questa, da parecchie robe regalo uniforme da baseball, scossa di Einstein, lama rotante, posa da combattimento di tutte equipaggiate, l'equipe da baseball è pressappoco inutile, cioè neanche calcoliamolo. Prendiamo come al solito il nostro PG, che sta continuando a crescere, il doppio Nappa nudo, perché prima o poi Nappa deciderà di arrivare al massimo livello, così lo posso abbandonare al suo destino, finirmi l'allenamento con Vegeta e passare finalmente a Freezer. Quello è il mio pensiero, dato che devo fare tutti questi cavolo di tizi, spero che si muova leggermente. Allora, andiamo a vedere un attimo le abilità. La prima abilità è la posa da combattimento di la velocità dello scatto. La otterrete barter della missione. Adesso eliminiamo il nostro carissimo Recon e poi vediamo un attimo, vi faccio vedere un attimino anche le altre due. Allora, scatto alto, ecco la barra, Guldo. La lama rotante è una mossa di evasione così, semplicemente ruota. La posa di anche lei è più inutile da perché si può servire se ci sono nemici, come abbiamo visto nello scorso episodio, che hanno determinate abilità. Abbiamo ottenuto una tuta da baseball, ora possiamo andare tranquilli a buttare la conclusione suprema. Unico requisito, ammazzare tutti i vari ed eventuali nemici che avete prima di portare le tre sfere del drago. Davvero sciocchezza. Una sciocchezza. Dov'è qua? Ok, eccola qui. Perfetto. L'ultima mossa, costa di Nine, come cavolo si chiama, è abbastanza. Vi farete del danno. È molto molto particolare come abilità, però guardandola bene, forse la sua utilità se la potrebbe avere se utilizzate Zeta Soul che necessitano di avere pochi HP o altro, per mettervi in una situazione di estremo stress, oppure semplicemente se volete iniziare una battaglia con pochissimi HP e andare sul filo del rasoio. Serve anche nel caso vogliate utilizzare un body change, ovvero la mossa di Genion, in quanto vi permette di ridurre i vostri HP per poi effettuare il change con l'avversario, quindi ridurlo abbastanza male. Il Suprema, come detto, è come nemico. Vegeta, Giz e il nostro caro Genion. Genion dropperà la mossa che vi ho appena mostrato, mentre gli altri cercheranno di fare qualcosa della loro esistenza. Anche se non erro, l'avvitamento penso lo dia Vegeta, ma non ne sono sicuro. Non ricordo l'avvitamento che dovrei fare, se devo essere sincero. Purtroppo sì, hanno ridotto di molto l'utilità delle super mosse. Ma ci sta. L'uno erano vincere, l'uragano nell'uno, abbiamo ancora visto l'uragano come nel 2. Però sì, il vigore diventa una mossa più vale. Quello ormai. Ormai si è capito. Ecco fatto. Ora semplicemente prendiamo le 4 sfere del drago mancanti. Priscilla, solo perché sto canticchiando non devi andare in recupero, farmi vedere la tua panza e metterti a strombettare a ritmo della mia voce. Perché sì, l'ha fatto, in questo momento è in recupero, ora sofferei di dietro di due giorni. Ok, ti arresterei per ora. Mi rompo. Ha anche ragione lei.
che ovviamente dovrei finire la 2, quindi la seconda ondata di Xenoverse da il prossimo giorno li metto in carica, anche se non è ancora finita la prima ondata che è pubblicata, però sto andando a stagione in modo da gestirmi bene il gioco. La prossima ondata sarà tutte le missioni a 3 stelle e altre due storie. Comunque, missione finita. Luigi, Mi ho ottenuto ben due come parti sei dell'uniforme rimasto da schiavo? baseball, tantissime. E non siamo messi male, dai. Andiamo a vedere un attimo come l'uniforme da baseball, così almeno vi mostro le statistiche. Non è un granché. Ragazzi, arrivati a questo punto, andate di uniforme di Tarles, andate di uniformi. Ho iniziato a crearvi delle QB, l'uniforme che droppate. Sono davvero, davvero scarse. Ne ho una parte giusto per bellezza, come vedete, da più uno e meno due gli attacchi. Estremamente inutile. Vi ringrazio quindi per aver seguito e ci vediamo al prossimo video con l'ultima missione parallela a 2 stelle.